perché questo libro è incentrato sul cedro del Libano, di cui si dice in copertina particolarmente, cioè dopo una descrizione precisa, particolarmente noto anche perché è celebrato in più luoghi della Bibbia. Il cedro del Libano di Raffaele Romagnolo. Che Gli significa? alberi, la poesia degli alberi, ma il cedro del Libano è una pianta biblica, Sì, qualche sta modo, scritto appunto su. antica. Beh, nella nota finale l'autrice spiega proprio, nel paragrafo Sì, l'ho conclusivo, vista, i sì. cedri di Dio si trovano sul monte Makmel, nel Libano settentrionale, tra i 1900 e i 2000 metri di quota. Ultimo vestigio, il povero Libano massacrato da Ah, tante figurati. vicende orribili, massacrato L'ultimo vestigio dalla della grande foresta della che grande foresta che popolava popolava la catena la del catena Monte del Monte Libano. Libano. Nel 1998 sono stati inseriti nella lista dei siti patrimonio dell'umanità UNESCO. Stando a Wikipedia, attualmente sarebbe in atto un programma di riforestazione, ma Sì, grave. è stupendo questo scetticismo, Sì, garbato scetticismo finale rispetto alle informazioni di bellissima la Wikipedia. poesia degli alberi, io non Oh, resisto però. quando vedo un libro sugli alberi. Sì, Dimmi un attimo, no, ho interrotto. no, per carità, no, dicevo soltanto perché questa predilezione verso il cedro? Cioè, Ma questo, perché carico ma di. perché è carico di significati anche biblici, appunto, come mitologici, arcaici. Per esempio, le parti che io ho amato di più di questo breve libro, molto leggero, molto prezioso e profondo allo stesso tempo, sono le parti proprio dedicate all'albero, perché sono Vabbè, sì, quattro certo. storie, la prima Anche se molto poi bella, fra l'altro. è un libro fiabesco in qualche modo, no? Cioè, Proprio, con un tono sì, fiabesco, cioè una prosa tutta fatta molto di elegante, frasi molto, brevi sì, che si rincorrono, che si allacciano tra però, loro, che raccontano riferendo in modo certo, referenziale. È interessante questo tipo di però, scrittura. per esempio, la parte invece dedicata proprio alla vita dell'albero Sì. e alla descrizione di questa vita misteriosa, di cui, per esempio, uno studioso che amo moltissimo, che è Stefano Mancuso, ha descritto proprio la vita, quella che Sì, uno non immagina, anche perché noi io immaginiamo che la vita sia solo quella lo. animale No, organica, non solo momento, quella momento, non è affatto vegetale. così, io non la penso affatto No, no, lo così, so che, ma anzi io nemmeno io, sono noi non pensiamo. propugnatore assoluto della tesi, che vabbè, non è che sia stata la tesi, ma che la vita è una e basta, e che non è che si può dire che noi Sì, condividiamo o non certo. condividiamo, è così, ma questo è molto più della condivisione, per cui se abbiamo una cosa in comune. Tu, noi due, il cedro è la vita, certo, Certo, che è uguale. comunque le parti E poi questo dedicate si proprio sente qui. alla vita Sì, sotterranea e infatti. poi alla vita di Sì. superficie, le chiama queste Sì, inserzioni, no? inserzioni, sì. Tra le quattro storie, le chiama una al principio, cioè il seme Sì. proprio, no? Poi sotto, come germoglia, per esempio sotto mi è molto, mi è piaciuta molto quella lì, Beh, insomma, poi direi, sopra sì. quando esce fuori, Eh no? sì. E poi quello che conta, e poi ci sono le storie, i cedri di Dio, e varie altre Ma io storie. La infatti. prima molto bella, una ragazza che insegue il giovane che l'aveva affascinata e che fugge dal suo villaggio senza quasi mezzi. È una storia veramente arcaica, poetica, molto bella. Ma infatti questa cosa che tu dicevi, di questo arcaismo che Sì. nello stesso tempo è presente nell'anima di tutti noi, questa è veramente la condivisione, cioè questo raccontare degli alberi è un modo effettivamente per immaginare il fatto che c'è una sorta di anima mundi, no? Per cui Per ricollegarci, no? Al genius loci, direbbero gli sì, antichi, anche che è fatto anche e soprattutto di vegetazione, oltre che di fauna, infatti, e questo effettivamente animale, sì, è un di vari tipi di insediamento. specie, compresa la Io nostra. un po' ci credo a questo, cioè allo spirito che è sotteso in Lo questo spirito dei libro. luoghi, come il Libano, i cedri del Sì, Libano. cioè, ma infatti per quello Il dicevo. libro, sì, è dedicato tra l'altro a un maestro in questo senso che noi abbiamo amato molto, infatti abbiamo fatto uno dei nostri giovedì un libro, Infatti, a questo libro di guarda Richard caso. Powers, Il sussurro del mondo, che prese un sacco di premio Pulitzer nel Sì, 2019, premio pubblicato Pulitzer dalla nave 19. di Teseo. Ed era una serie di storie tutte incentrate su storie anche di alberi, Sì, in collegate ad alberi. Comunque effetti per sì. dirti, volevo leggere dei pezzi proprio della vita Ti prego, anzi, ti sollecito.
L'incipit, al principio la pigna schiude i petali legnosi come una rosa esausta, la struttura a spirale si disarticola scaglia dopo scaglia e il seme rimane nudo, esposto, una membrana traslucida lo inguaina come carta velina. Passano giorni, notti, equinozio d'autunno, un colpo di vento lo solleva, la membrana è un'ala tondeggiante, con nervature sottili come bava di ragno, il seme è l'ispessimento scuro al margine inferiore e si lascia condurre lontano dall'albero madre. Al principio, questo seme che vola e che poi andrà appunto sottoterra. Sotto si intitola. Sotto succedono molte cose, mentre all'aria aperta i cloroplasti, i cloroplasti delle foglie inondati di luce sintetizzano zuccheri, la radichetta si ancora al terreno allargandosi a ventaglio in diramazioni che sostengono e stabilizzano l'intera struttura, che è sottile e vulnerabile, un millimetro alla volta finissimi peli radicali si avventurano nel terreno a caccia di microparticelle, ioni, minerali, solubili, e cioè potremmo leggere l'infinito. Però ecco, la prosa diventa specifica e poetica. Osservo una cosa che io ormai ho imparato a capire quanto un testo ti piace o ti interessa dal ritmo con cui lo leggi. Perché certe volte, quando ti piace, sì, ma insomma c'è un po' di perplessità, lo leggi velocissimamente e non si, a volte non si capisce. Quando ti piace, effettivamente vai sul ritmo del prosatore e ho l'impressione che in questo caso, Docet. Ma ti piace questo libro, insomma? Bello, bello, così come mi era piaciuto Richard Powers, anche questo è molto bello. Poi la però scrittrice... sono due scritture molto non diverse. Non la conosco, ma ho grande simpatia. Però c'è una bella simpatia, guarda quanto è carina la fotografia qui. Sì, ma lei è un'insegnante, quindi io mi sono riconosciuta nella mia antica e amata attività di insegnante. È un'insegnante, ha scritto tantissimo, sì, è molto tradotta, la ha una sua vita editoriale, di scrittura, sì, molto sì, ricca, sì. Molto intensa. Adesso questo libro che poi ha pubblicato da Aboca, che effettivamente sappiamo è un libro. Cosa rappresenta, rappresenta, e anche con questa attività editoriale nuova cosa rappresenta. Sì. L'ultima cosa che abbiamo saputo ieri, per esempio, è di pubblicazioni eccellenti, addirittura col grande Frithjof Capra. E con Stefano Mancuso. Beh, sì, che cioè sono attenzioni. Sono persone studiose che hanno una sintonia con la nostra sì, romagnola. Certamente, poi una sintonia, non con è la che cultura sia della nostra epoca che va anche in questa direzione, purtroppo va anche in altre direzioni assai distruttive. Beh, sì. Però noi facciamo attenzione. Comunque, a questa. Questo libro è stato sommamente apprezzato, ha avuto un premio adesso. No? Il Campiello, infatti, una delle sezioni del premio Campiello. E l'ha avuto, diciamo, meritevolmente. Il Campiello, certo. Tra l'altro, è un premio, mi viene da dire, che mi sembra che sta onorando più di altri il suo statuto ideale, cioè di un premio rivolto a chi veramente deve essere premiato, a chi premiato, scrive e a chi legge, sì, a chi legge per dalle lode. Il fatto di conseguire il premio Campiello, secondo me, appunto, è particolarmente prestigioso in questo momento, quindi è un elemento in più di apprezzamento, di serio apprezzamento che una scrittrice del genere merita, anche se è un insegnante, ma gli insegnanti meritano apprezzamento? Sì. Anche perché sono veramente oggetto di critiche continue di, ma tutte, da parte di chi? Da parte proprio dell'universo mondo, specialmente a proposito dei libri. Non entriamo in questo argomento che ci porterebbe a parlarne per mezz'ora, ma per esempio il problema della lettura e dei libri, specialmente della scuola superiore, è un problema gravissimo perché viene attribuita il più delle volte proprio e alla didattica così banalizzante, noiosa degli insegnanti, la scarsa lettura, la scarsa attività di lettura. Sì, quando invece sappiamo benissimo, io e la collega Raffaella Magnolo e tutti i nostri amici colleghi che insegnano, che il problema è strutturale, è un problema sia di indicazioni mancanti, proprio mancanti nell'attività curricolare, soprattutto della scuola superiore e dell'università. Il libro lì è sparito. Sì. Vabbè, comunque non parliamo. Ma non di è questo. Scusami, questa è la sede per come no, disse, infatti, il però, mio grande maestro. Mi fa piacere che sia un insegnante a scrivere. Mi fa molto piacere anche a me. Ma come disse, appunto, e che parli di albi. Il maestro dei maestri
non entriamo nel demerito. E speriamo che bastino questi interventi, che siano, che servano a mantenere in vita gli alberi, che devo dire, specialmente nella nostra città, hanno una vita difficile, molto difficile. Anche questo è un argomento che ci porterà. Evviva questo insigne volumetto! Evviva!